Ciao, io sono Fabio e in questa nuova puntata di E che vuol dire? Dopo avervi spiegato cosa sono le porte girevoli tra la politica e gli affari, vi spieghiamo cosa si intende quando parliamo di cattura del regolatore. Lo sapevi che il Ministero degli Esteri e l'ENI hanno firmato un patto nel 2008, emerso grazie alle ricerche di The Common, per raccordare gli interessi dell'azienda con l'azione diplomatica di Stato? In pratica, ENI piazza i suoi uomini al Ministero. E tre quarti delle azioni militari italiane sono per difendere gli interessi petroliferi e di gas del cane a sei zampe. La cattura del regolatore, in inglese corporate capture o state capture, si verifica quando un dibattito, l'agenda del governo o una bozza di legge sono evidentemente influenzate dagli interessi di un'azienda. Si tratta di un'influenza esercitata in maniera continuativa dai lobbisti inviati dall'azienda per fare pressione sul decisore. Un esempio è l'offerta di consulenza o condivisione della propria esperienza da parte del lobbista al decisore durante tutto il processo di elaborazione delle bozze di legge. Un altro esempio è il costante flusso di funzionari pubblici o ministri che, una volta terminato il loro incarico, vanno a lavorare per gli enti privati, il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli che abbiamo spiegato nella scorsa puntata. Questa eccessiva influenza delle aziende sui decisori si manifesta anche attraverso l'accesso privilegiato a queste categorie al tavolo decisionale e i legami informali tra le imprese e i politici. Le soluzioni per arginare il problema sono diverse. Innanzitutto sarebbe utile un registro della trasparenza, dove i lobbisti si segnalano ogni volta che incontrano un decisore pubblico e in questo registro scrivono anche il motivo dell'incontro, l'interesse che si portano dietro e l'ammontare dei soldi spesi per fare attività di lobbying. Questo registro dovrebbe poi essere pubblicato online in modo che i cittadini, le cittadine, i ricercatori possano sorvegliare l'attività di rappresentanza di interessi. Servono poi regole chiare per prevenire il conflitto di interessi e per scoprire quali vi rimandiamo a due puntate fa, e dovrebbero essere anche istituiti delle consultazioni pubbliche e trasparenti in modo da includere davvero la società civile. Segui sul nostro sito e sulle nostre pagine social le nostre campagne e firma le petizioni per regolare il lobbying, il conflitto di interessi e le porte girevoli.